È un'autentica Caporetto quella subita dalla Paffoni, che alla pala Battisti nello scontro al vertice viene travolta, spazzata via da San Miniato, che si pone 79-58. Una San Miniato che ha dominato di fatto dal primo al quarantesimo contro una Omegna troppo brutta per essere vero, molle in ogni suo interprete, eccezione fatta per Balanzoni, un'altra solita grande partita per lui, 23 punti, 15 falli subiti, 14 rimbalzi, tripla a doppia, ma il solo Balanzoni non può assolutamente arginare una San Miniato che ha dimostrato di essere una signora squadra, di essere lì non per caso da 3, anzi da 4 anni. Come dicevamo, l'Etrusca in controllo del match fin di fatto dalla palla 2, subito 8-4, poi 17-10 con 8 punti del giovane pescato dalla panchina, ma inserito subito in quintetto, Candotto. Una fiammata rossoverde con il Planezio per il meno 3, ma al decimo ospiti avanti 19-23. Nel secondo quarto si riparte con un 4-0 tutto targato Capozio per il più 10 di San Miniato. La Paffoni ha una fiammata, un sussulto con Busciati che colpisce due volte dall'arco, ma è il classico fuoco di paglia, perché in un amen Quartuccio e Mastrangelo ripagano con la stessa moneta e gli ospiti al ventesimo guidano 39-30. Chi si aspetta una Paffoni di lotta, di combattimento, di cuore nel secondo tempo rimane deluso, perché San Miniato riparte con un 6-0 che la porta al massimo vantaggio. Omegna torna sul meno 9, ma nuovamente Benitez e Tossi ricacciano indietro i padroni di casa. San Miniato controlla la partita nell'ultimo quarto, addirittura dopo gli antisportivi a Birindelli e a Busciati, arriva a toccare il più 22, il canestro finale di Candotto con nessuno che difende, l'urlaccio di Balanzoni e i suoi compagni e la fotografia del match, del successo meritato di San Miniato 79-58, Paffoni che esce tra i fischi, anche questi meritati dei suoi tifosi. Anche oggi abbiamo fatto delle folate che a un certo momento non potevano anche riaprire la partita, ma con una squadra ben organizzata e con un'intensità di gioco per 40 minuti come loro non bastano le folate, ma bisogna saper giocare per 40 minuti. E quindi c'è ancora tanto da lavorare e questa deve essere una bella lezione per noi che ci deve proiettare sulla prossima partita.